Buonasera a tutti, io ringrazio chi mi ha introdotto, chi mi ha presentato, il dottor Maggiorani, professoressa di scienze. Vi spiego un po' cosa ci faccio io qui oggi. Mi aiuto un po' delle slide, ma semplicemente per seguire una scaletta, ecco. Poi i documenti comunque personale li ha esposti, quindi se volete vederli proprio fisicamente li trovate tutti nelle apposite. Inizio con questa slide che è appunto il titolo della tesi che discuterò a novembre, dal titolo La condizione dell'infanzia a Cesena nell'Ottocento. Ho delimitato per ovvi motivi sia spaziali sia temporali, perché la condizione dell'infanzia si può indagare dal primo momento in cui l'essere umano si è accorto che l'infanzia non era più una condizione di un essere umano in miniatura, più piccolo, e si può ancora estendere fino ai giorni d'oggi, ai giorni contemporanei. Quindi ho cercato di delimitare sia il periodo storico, ho scelto l'Ottocento perché a Cesena, ma un po' in tutta Italia, l'autorità si susseguiva anche a distanza di poco, di pochi anni. Ho scelto Cesena perché ovviamente è la mia città di residenza e quindi era più o meno scontato che mi rivolgessi a questo territorio. Le ragioni personali che mi hanno indotto a questa ricerca le ho già più o meno esposte. E qui in questa slide ho messo i miei primi tre traguardi accademici, quelli sono i titoli delle tesi che ho discusso. E perché ho voluto mettere questo? Non tanto per autocelebrazione, che mi sembra quanto eccessivo, più che altro dai titoli si capisce qual è stato il mio ambito di indagine sempre in questi anni di studio. L'ambiente da prima, poi gli animali, poi l'infanzia. Cosa hanno in comune queste tre cose apparentemente così lontane? Il fatto di non potersi autotutelare, non hanno parole, non hanno voce, l'ambiente non ha voce, gli animali neanche meno, e l'infanzia storicamente neppure, non ha mai avuto voce per esprimere la tutela dei propri diritti. Ecco, quindi in effetti il filo conduttore che mi unisce è questa ricerca di dare voce a chi non ce l'ha, un po' come fanno i grandi cantautori italiani. Io mi sono, tra le altre cose, diplomato in conservatorio studiando proprio i cantautori, quindi un po' ce l'ho nel sangue questa cosa. Però passiamo alle ragioni scientifiche, perché oltre alle ragioni personali, poi quando si intraprende un percorso del genere, le ragioni scientifiche e professionali devono essere abbastanza evidenti nel proprio orizzonte. Questa slide più o meno esprime due grandi concetti che io ritengo fondamentali per la spinta alla mia ricerca. Quindi comprendere i fondamenti storici e le evoluzioni del proprio campo disciplinare, quindi che io parli di ambiente o che io parli di infanzia, è necessario partire dai fondamenti storici e come si è evoluta questa figura per riuscire a lavorare in quell'ambito, quindi per lavorare con i bambini consapevoli di come appunto la figura, l'interesse verso questa categoria si è evoluto nel tempo. Questo porta a conferire senso alle proprie azioni, come ho scritto, congiungendo il micro contesto al macro contesto, perché così si riesce anche a innescare le competenze culturali e politiche nei soggetti a cui io mi rivolgo. Se io voglio rivolgermi a un campo adolescenziale, per esempio, per me è fondamentale a essere appunto riuscire a innescare queste competenze. Prima di entrare nel vivo, ovviamente non posso non ringraziare tutte le persone che a vario titolo hanno permesso che questo lavoro di ricerca esistesse concretamente. Quindi ovviamente ho fatto una randomizzazione perché non potevo scegliere un ordine su chi mettere prima e chi dopo. L'ordine alfabetico mi è sembrato eccessivo, ho fatto una randomizzazione e si è arrangiato il programma. Però queste persone intendo davvero ringraziarle tutte, dalla prima all'ultima, perché senza di loro non sarebbe esistita questa ricerca ed è il personale completo dell'Archivio di Stato di Cesena. Adesso vi spiego, spero brevemente, il lavoro che ho fatto in questi mesi, più o meno da dicembre, da prima di Natale, quando ho chiesto appunto alla professoressa di intraprendere questo
questo percorso tesistico. Poi col tirocinio che ho effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio per un totale di 250 ore e poi da maggio fino a oggi praticamente, perché la mia ricerca è continuata, un work in progress che ancora continua e come ha detto la professoressa non finirà a novembre, continuerà. Allora io ho avuto la possibilità di intervenire nel riordino del fondo conservato qui a Cesena, che mi ha coinvolto appunto per circa 80 buste in un arco temporale di circa 40 anni e per un'evoluzione di circa 10 metri lineari. Esattamente di cosa mi sono occupato? Ho riordinato il fondo della Congregazione di Carità, che abbiamo scoperto in itinere essere abbastanza confuso, anche perché era misto fra la Congregazione di Carità e la casa di ricovero. Abbiamo scisso, rinumerando tutte le buste, più di una volta fra l'altro, le buste, il carteggio della casa di ricovero, che appunto andava dal 1859 al 1872, dal 1872 in avanti era solo riferito alla Congregazione di Carità, che però ovviamente partiva anche quella dal 1859, quindi diciamo dal 1872 il carteggio risulta essere inquadrato solo nella Congregazione di Carità. Che cos'è la Congregazione di Carità? A questo punto qualcuno si starà chiedendo. Ecco, io qui proietto un documento, ma due parole lo voglio dire. L'amministrazione dei beni di queste istituzioni rientravano sotto il controllo della Congregazione di Carità, sia per quanto concerne appunto i beni delle istituzioni di assistenza, sia la beneficenza. Ovviamente la Congregazione di Carità nasce nel 1803, quindi perché io inizio dal 1859? Molto banalmente perché i documenti che abbiamo a Cesena partono da questa data. Non per questo, nel 1862 abbiamo la prima dichiarazione, che dovrebbe essere appunto questa, adesso più avanti vi mostrerò altre slide, e appunto nel 1862 viene istituito il Consiglio di Amministrazione, che ha appunto la vigilanza sulle opere pie e il controllo anche dei bilanci. Dunque, ecco qui per esempio io proietto alcune memorie, documenti relativi, perché ovviamente io leggo perché immagino che non vedo niente io, quindi figuriamoci voi. Allora, la motivazione che aveva indotto appunto a questa riunione, a questo scopo, da qui si legge: perché un'amministrazione unica permette un più facile controllo, una maggiore autonomia ed è più agevole l'elargizione a coloro cui la beneficenza è destinata. Poi, perché nessun documento ne deriva dal lato amministrativo e giuridico all'ente finanziario, poiché il patrimonio, che deve essere sacro e tangibile, sarà sempre separabile quantunque si consideri amministrativamente unito. E ancora, il fine di ricoverare, nutrire ed educare bambini esposti è quello di accogliere femmine illegittimamente incinte. Quindi, io ho ritenuto questo documento meritevole appunto in questa trattazione sull'infanzia, appunto perché testimonia il preludio alla unificazione della congregazione. Parliamo di cosa, entriamo nel dettaglio. La congregazione appunto gestiva l'educazione dei bambini. Qui questa slide è dedicata alle maestre, perché appunto la scelta del personale insegnante era delle prerogative principali e sulle quali appunto avevano modo di dilungarsi, perché le candidature che l'amministrazione riceveva erano numerosissime. Questa per esempio è una di queste. Nel carteggio amministrativo abbiamo diversi documenti che ne testimoniano e diverse anche risposte, quindi sono riuscito anche a creare alcune domande e risposte, quindi non lasciato a caso. Da questi documenti ho ricavato inoltre delle informazioni che a mio avviso molto interessanti sulle
sui programmi scolastici e sugli orari. Questo è un documento che troverete che appunto esprime quanti erano le studentesse, sono mi sembra 197 studentesse, divise in 10 classi e ogni classe aveva da 10 a 32 alunne, quindi una testimonianza anche di quello che era il contributo di orfane esposte provenienti da famiglie indigenti. Questi documenti testimoniano tutto questo. Nel secondo documento si vede come era suddivisa la scuola, era suddivisa in 6 classi con le rispettive materie. Qui si vedono esattamente i programmi scolastici. Per esempio la classe prima prevedeva la lettura, maglie, la classe seconda la lettura spedita, la calligrafia, storia sacra e cucito ordinario. Classe terza, calligrafia spedita, storia sacra ed elementi grammaticali. E anche lettura della lingua francese. La classe quarta, grammatica inferiore, aritmetica, geografia, storia romana, lettura spedita nella lingua francese e ricami. E nella classe quinta era prevista grammatica superiore, aritmetica, geografia, storia romana e grammatica francese e ricami in colore. Infine, la classe sesta prevedeva composizione, geografia, storia d'Italia, aritmetica, composizione nella lingua francese, ricami ed altri lavori di qualità. Come era strutturato l'anno scolastico? L'anno scolastico era strutturato in un orario che andava dalle 9 alle 11.45 la mattina e dalle 14 alle 16.30 del pomeriggio e si svolgeva dal mese di novembre al mese di ottobre. Ogni anno, quando l'anno scolastico stava per terminare, le maestre e i maestri mandavano una relazione finale alla congregazione, che è la slide che propongo qui adesso. Cosa rendicontava? Diceva un po' il rendimento degli alunni, quindi stilava un elenco di quelli più meritevoli, di quelli magari che appunto erano degni di un premio, e delle somme di denaro elargite agli alunni maschi, mentre alle alunne femmine erano previste medaglie d'argento per quelle più meritevoli. E qui ho riportato nel mio lavoro tesistico che andrò a discutere a novembre diverse testimonianze, adesso per motivi ovviamente di spazio non ci sono, ma per chi è interessato abbiamo tutti i riferimenti anche appunto su tutti questi programmi e queste relazioni. A queste relazioni andavano legati tutti i registri, le pagelle e le copie degli esami finali. Il nostro archivio, appunto questo fondo della Congregazione di Carità, contiene ancora alcune testimonianze di questi esami finali. Qui vedete aritmetica, grammatica, ma ci sono, come si evince dalle foto, ci sono conservate diverse testimonianze. Ovviamente non mancavano le complicazioni all'interno delle scuole. Una microstoria che io sono andato a ripescare da questa ricerca è la storia di Giuseppe Navacchia, il quale dopo una serie di furti a lui pare giustamente attribuiti fuggiva dal convento e quindi il direttore informava appunto la congregazione della fuga di questo Giuseppe Navacchia. Ovviamente sono riportati anche i registri, sempre relativi a questi anni, con accanto l'indicazione dei voti. Ecco, delle prove d'esame io ho estrapolato qualcosa che mi è sembrato particolare, perché abbiamo la prova di esame, cioè un racconto, una prova di analisi grammaticale, quella a sinistra, e quello a destra non sembra ma è un problema di aritmetica. Adesso entro anche nel vivo di come veniva gestito l'orfanotrofio. Nell'orfanotrofio erano previsti degli elenchi
delle famiglie bisognose, e venivano percepite anche le richieste di aiuto che venivano svolte, venivano presentate da chi era particolarmente in difficoltà. Per esempio, io ho raccolto, sempre così, con questo modo che ho deciso di procedere, vedendo se riuscivo a accostare alla richiesta l'eventuale risposta della congregazione, in alcuni casi, con mio anche grande soddisfazione, sono riuscito a mettere insieme le storie di Rosa Argentini, che è documentata sempre qui, e di Luigia De Paoli, soprattutto quella di Ermenegilda Corsini, che è diventata un po' la mia preferita, questa signora Ermenegilda Corsini, perché ho raccolto più di una sua richiesta con altrettante testimonianze. Lei ha scritto alla congregazione per ben 3 volte, e per ben 3 volte la congregazione rispondeva di accordare il sussidio richiesto. Ecco, questo è l'elenco di cui accennavo prima delle famiglie bisognose che chiedevano appunto alla... suddivise per parrocchia, qui dalla slide sì, credo che si veda abbastanza, più o meno si vede. Su questo per esempio è... se non c'è l'indicazione, non so. Comunque è della parrocchia di Santa Cristina, un documento del 1860, anche se ho dimenticato di scriverlo. Allora, vediamo gli aiuti alle famiglie. Venivano appunto concessi in base ai fondi che la congregazione aveva a disposizione, e non sempre essi riuscivano a coprire la richiesta, quindi per questo questi elenchi avevano questo scopo di sapere a chi destinare le poche somme che c'erano, senza dimenticare comunque i grandi ingressi che arrivavano dai filantropi cesenati, dalle persone che o in vita oppure dopo morti lasciavano lasciti testamentari anche abbastanza importanti, e infatti abbiamo diversi fascicoli che testimoniano le varie opere pie che si creavano grazie appunto al lascito di questi cesenati, di questi filantropi. Un altro aiuto importante che sembrerebbe non immediatamente collegato all'infanzia, perché sembra collegato più alle madri, però appunto gli aiuti venivano elargiti anche ai sussidi baliatici per le madri che, a causa di un parto difficile, condizioni contingenti, non erano in grado di provvedere all'allattamento dei propri figli. Io qui ho raccolto la testimonianza di Adelaide Zanuccoli, che dovrebbe essere questa, che appunto chiedeva a seguito di complicazioni, eccoci qua, eccola, è questa qui, appunto spiegava alla congregazione le proprie difficoltà a svolgere il proprio lavoro, perché Adelaide Zanuccoli era proprio una balia. Quindi non era in grado né di svolgere il proprio lavoro né di allattare il proprio figlio. Di conseguenza la congregazione dispone a questa richiesta di ammettere nello stabilimento Adelaide Zanuccoli presso appunto la sala del comune di Cesenatico. Per capire, questa slide, diciamo, questo documento è il mio preferito in assoluto, perché da qui sono riuscito davvero a vedere qual era l'idea del tempo riguardo proprio all'infanzia abbandonata, in particolare agli esposti. Per questo documento qui che presento adesso è un'inchiesta, una sorta di dati statistici raccolti dal consiglio di amministrazione, cioè, ovviamente su richiesta del Ministero dell'Interno, no? su iniziativa, diciamo, del sindaco. Però da queste statistiche, adesso brevemente vi accenno che cosa veniva richiesto, cosa dovevano testimoniare. Allora, per esempio, in che rapporto stanno gli esposti con i nati? Gli esposti dal comune di Cesena erano in ragione del 6.8394%. Da quanti giorni erano nati i bambini allorché furono esposti? È la domanda numero 2. Lì vedete
non si vede molto bene. Comunque ci sono le percentuali che spiegano quanti erano gli esposti di poche ore, di un giorno, di due giorni, di tre giorni e dai tre giorni in su. La maggioranza era relativa appunto agli esposti di poche ore. Poi chiede altre informazioni, per esempio qual è il numero di accompagnati con segni di riconoscimento, perché gli esposti venivano spesso accompagnati da un anellino, un braccialetto, qualcosa che in un momento successivo avrebbe potuto ricondurre il bambino alla famiglia di origine. Qual è la mortalità dei bambini esposti? Questa appunto mi ha colpito, perché l'ospizio ha avuto nel triennio, leggo, una mortalità media di 75 bambini, avvertendo che in questa media vi sono compresi anche gli esposti di altri comuni. Poi chiede come venivano nutriti, come venivano allevati, come si educano i bambini, a quale professione venivano iniziati. Qual è il numero di bambini rinvenuti per provincia e qual è la spesa dell'istituto? Comunque di questi questionari ne ho trovati più di uno e per anni diversi, quindi è stato bello anche incrociare i dati che ne ricavavo da qui. Nel 1885, per esempio, l'ospizio aveva 45 esposti di età inferiore a 437 di età superiore, e di questi ne morirono 56 durante lo stesso anno. Nel 1885, quindi, solo in quell'anno, i bambini esposti erano il numero di 30 maschi e 25 femmine. Degli esposti di quell'anno, la mortalità fu solo di uno, un solo bambino morto. Tutti questi. I bambini mantenuti dalla congregazione quindi erano i bambini maschi fino ai 14 anni, le bambine fino all'età di 15. Io sono rimasto un po' fermo con le slide, comunque ecco, era questo. C'è un altro documento, direi l'ultimo, che mi piaceva accennare, riguarda appunto i regolamenti di questo ospizio degli esposti in particolare, perché da questi regolamenti si capiva anche l'aspetto economico del mantenimento dei minori, dello svezzamento, del sostentamento, delle condizioni di salute, e non solo dei minori, anche delle balie, delle nutrici che li nutrivano. Quindi da questo documento io ho preso due appunti in particolare che volevo riportarvi. Per esempio, le congregazioni si occupavano a pagare le spese dell'amministrazione centrale, servizi di segreteria, ragioneria, cassa, di pagare l'affitto dei locali, la manutenzione del mobilio, le provviste di biancheria, qualunque effetto corrente, l'illuminazione, il riscaldamento, il rimborso per il mantenimento degli esposti, per il pane, per il latte, il servizio di medici, le medicine, di rimborsare le somme spese per le balie, per i custodi, e di rimborsare i sussidi che gli esposti cagionevoli o imperfetti avevano ricevuto, rimborsare le somme pagate per le doti. E l'ultima nota, ovviamente, era di rimborsare e pagare anche le spese funebri, nella somma di 2 lire per ogni esposto morto inferiore ai 6 anni e 5 lire per quelli morti in età eccedente. Ecco, io ho presentato così molto brevemente quella che è stata la mia ricerca. Lascio di nuovo la parola al dottor Maturani, se ci sono domande, ben volentieri. Abbiamo documenti da vedere che meritano.